Allora, il travel blogger diciamo che è la guida turistica 2.0. Diciamo che allora il travel blogger nasce avendo un suo blog. Questa è l'origine del travel blogger. Quindi iniziando a avere il proprio blog personale dove andrà a raccontare e a descrivere le proprie esperienze di viaggio. Quindi noi potremmo andare a leggere giorno dopo giorno tutte le sue avventure, le sue giornate, i suoi viaggi, la descrizione dei suoi viaggi. Con l'avvento di Instagram, di Facebook e di YouTube, questi altri tre social network sono andati a implementarsi al blog classico. Diciamo che tra i social network più utilizzati dai travel blogger possiamo dire che Instagram è quello che la fa da padrone, perché diciamo che è il social network per l'eccellenza per quanto riguarda i viaggi. Essendo la fotografia diciamo il filo conduttore di un travel blogger, perché lui attraverso le fotografie e attraverso i video riesce a far vedere le sue giornate, anche perché magari tanta gente o non ha voglia di aprire il blog o non ha voglia di andare a leggere l'articolo, quindi aprendo semplicemente Instagram si può vedere tramite le stories e i vari post che fa, si può vedere l'andamento del proprio viaggio. Cioè, vabbè, viene sempre Facebook e YouTube, che diciamo questi tre social network, Instagram, Facebook e YouTube, viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda, perché ormai cioè, il futuro è questo qua. Una volta c'era la vecchia guida turistica, diciamo, dove uno andava, comprava, per esempio uno voleva andare in Germania, andava in libreria, comprava la guida turistica della Germania, e sulla quale poi trovava tutte le varie tappe, le varie descrizioni delle città, cosa poter visitare, cosa non poter visitare. Ecco, è proprio la guida turistica cartacea che è stata sostituita dal travel blogger e dai social network. Quindi diciamo che attraverso le varie fotografie che si mettono su Instagram o i video, noi riusciamo ad avere una guida completa dei vari luoghi dove noi vogliamo andare, di quello che vogliamo fare, di quello che si può fare in quelle città. E è una cosa molto più scorrevole, molto più rapida, diciamo, molto più a portata di tutti, perché basta avere uno smartphone e ognuno di noi penso ormai abbia Instagram o un account su YouTube per poter seguire i propri travel blogger preferiti. Cioè uno dice voglio andare, non lo so, per esempio in Germania, inizia a guardare, scrivendo già su Google viene fuori tutti i video, tutti i vari post che ci sono riguardanti la Germania. Diciamo che è molto più semplice, molto più interattivo, anche perché poi la gente ha la possibilità di comunicare direttamente con noi. Per esempio, non lo so, è capitato tante volte di dire oggi partiamo in direzione, non lo so, vi faccio un esempio, Roma. Quindi tutta la gente che ci segue, che è interessata al nostro viaggio, che è interessata ai nostri profili, magari ti metto un commento, guardate se passate di qua c'è questo da vedere, se passate dalle mie parti fermatevi a mangiare in quel posto. E quindi diciamo diventa una cosa veramente a 360 gradi. L'utilità della figura del travel blogger è proprio questa, di mettere in condizioni tutte le persone, magari uno non può viaggiare in quel momento, però si gode comunque il viaggio che vede che sta facendo quella persona che lui segue. Quindi secondo me è una delle varie figure veramente importanti e influenti sui vari viaggi. Poi ci sono anche moltissime altre figure che girano intorno al travel blogger, però queste qua le andremo a analizzare man mano in questa serie. Cioè,
tutto sommato, cioè, per essere un travel blogger non è necessario dover per forza partire per fare il giro del mondo. Basta anche dei semplici viaggi, delle semplici avventure anche, diciamo, nelle città, nei paesi, nella natura intorno a dove viviamo, per poter iniziare, per poter far crescere la propria figura professionalmente, poter acquisire esperienze e quant'altro, anche perché poi bisognerà andare a approfondire anche l'argomento fotografia, perché logicamente noi, andando a pubblicare su Instagram, la foto in per sé fa il 90% del nostro lavoro, perché una bella foto, una bella descrizione, mettere un contenuto che interessa alle persone è fondamentale per poter far crescere la nostra professione. Un bel contenuto logicamente crea molto interesse nelle persone, cioè mettere una foto sfocata, mettere cose, una descrizione non veritiera, cioè fa in modo che il nostro lavoro vada a farsi benedire. Perché logicamente le persone che magari sono state in quel posto, che vorrebbero andarci, cioè noi gli creiamo un'aspettativa che poi non è veritiera. E quindi in automatico la nostra figura, la nostra influenza sui nostri follower andrà a calare, perché dicono: no, non lo seguo più perché mi ha detto che in quel posto c'era per esempio quel monumento, quando poi alla fine non è vero. Quindi bisogna sempre essere, cioè cercare di essere il più professionali possibili, il più veritieri possibili, fare dei bei contenuti, perché come vi dicevo sono davvero importanti, e poi creare interesse, cioè fare in modo che le persone si appassionino a quello che stiamo facendo. Quindi in automatico si andranno a creare dei contatti, si andranno a creare delle occasioni dove poter fare degli altri contenuti, dove poter andare a visitare nuovi luoghi che magari noi non sappiamo. Diciamo che è una figura che prende il viaggio a 360 gradi. Adesso poi, come vi dicevo prima, nei prossimi episodi andremo a vedere anche tutte le altre figure che ruotano intorno a questo, perché non c'è solo il travel blogger, cioè al travel blogger sono legate un sacco di mansioni, un sacco di possibilità dove poter anche trarne un guadagno. Però non vi voglio aggiungere altro. Cioè, se vi interessa anche trattare un argomento specifico o fare qualche domanda a riguardo, qua sotto nei commenti basta che ci scrivete e vediamo di implementare a questa serie tutte le vostre domande anche. Comunque, spero che questo video vi sia stato utile, che abbiate trovato interessante anche approfondire questa figura, perché ultimamente si vede spesso, come vi dicevo, su Instagram nella descrizione travel blogger. Tante volte è capitato di dire: ma questo travel blogger cos'è? Qua è stato, diciamo, io ve l'ho spiegato in maniera molto concreta e schietta. Nulla, ci vediamo nei prossimi video e buon viaggio a tutti, buona strada, e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.